Si dice che l'inferno sia lastricato di buone intenzioni e certamente questa legge era stata, almeno teoricamente, pensata come un aiuto alle famiglie medie, alle famiglie semplici eh, per sanare piccole situazioni, perché magari si era fatta una veranda, una piccola tettoia. Insomma, delle cose minime che non andavano a, a modificare sostanzialmente la struttura eh, della casa, delle abitazioni sui quali si voleva fare eh, la sanatoria. Eh, sapete che da parte dell'opposizione si è gridato in realtà eh, allo scandalo dicendo che questo è un condono camuffato per far soldi, perché sapete che dietro ogni sanatoria, dietro ogni condono, bisogna pagare una somma che poi diventa un introito reale per lo Stato. Io credo che più che un condono, eh, oggi ci troviamo di fronte a una legge che cercherò oggi di dirvi. Ha delle grandissime ambiguità e anche delle ricadute sociali, a mio modo di vedere importanti, ma vi dirò tra pochissimo. La legge dicevo che era partita con l'idea di fare sanatoria, queste piccole modifiche perché uno ha messo una tenda, perché uno ha fatto una piccola parete, poi cammin facendo la legge ci si è accorti che dietro c'era una certa malizia di fondo. Per cui eh, Salvini con la sua lega ha continuato a buttare dentro emendamenti, 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 per cui sapete a un certo momento quella che doveva essere un piccolo salvagente, una scialuppa insomma alla quale aggrapparsi perché si era nella piscina e c'era bisogno di sentirsi più sicuri, a un certo momento questo è diventato una... Motovedetta della Guardia di Finanza sulla quale possono salire in tanti e in tanti possono fare i loro comodi. Mi riferisco in modo particolare a due di questi emendamenti che sono entrati poi di fatto nella legge. Il primo emendamento dice che va riconosciuta l'abitabilità a quegli appartamenti. Che sono anche di 20 metri quadri. La seconda, il seco, un altro emendamento importante è quello che riconosce la possibilità di dare l'abitabilità a tutti quei locali che non sono, come è previsto per legge, alti 2,70 m, 2,80, ma dare l'abitabilità anche a quegli appartamenti che risultassero di 2,40 m di altezza. Vedete, oggi è vero che nelle grandi città vanno di moda i piccoli spazi, è vero, eh, oggi per esempio in Giappone, ma anche a Milano, eh, vanno di moda quelli che vengono chiamati i capsule hotel, cioè gli hotel capsula, dove tu entri, ci sono dei corridoi, e le camere sono di un metro per metro lunghe due, dove tu entri, ti infili dentro come un lombrico o come un animale nella tana, eh, dentro tu puoi avere una presa per ricaricare il telefono, una luce e, e poi tutto il resto è in comune, quindi sono proprio quasi dei loculi senza chiusura dove tu vivi in questi spazi ridottissimi. E questo, dicevo, in tante città sovraffollate, ma ne ho viste anche a Milano, di queste sta diventando una moda. Però in realtà tutto questo non ha nulla a vedere con la legge, con gli emendamenti introdotti da Salvini nella legge che è stata approvata. E vi spiego perché, a mio modo di vedere, questi emendamenti, e vi prego di credermi che il mio non è un intervento politico, io sto parlando di una legge che, a mio modo di vedere, ha delle grandi ricadute da un punto di vista sociale. Voi immaginate, voi immaginate che ci sia, in una, città, che ci sia un, in una città un appartamento di 140 metri quadri. La legge mi dice che io posso dare l'abitabilità ad appartamenti di 20 metri quadri. In 20 metri quadri io posso fare, che so, un bagno comune, lasciare il bagno comune, poi chiudere qualche porta e ricavare sette appartamentini da affittare. Voi pensate oggi il problema... Voi pensate oggi il problema degli studenti in cerca di casa. È un problema nazionale, è un problema. Gli studenti che vanno in cerca di un mono locale per vivere. Allora io che ho un appartamento in città e il problema, guardate che non è quello delle campagne, perché in campagna, fuori nei campi, gli studenti non vanno là. Gli studenti domandano un posto per dormire e per vivere vicino alle università. Allora tornando all'esempio, immaginate che io ho questo appartamento di 140 metri quadri e faccio delle chiusure delle porte, magari neanche con, con delle pareti eh, con, chiudendole come pareti. Chiudo le porte magari con delle pareti di cartongesso giusto per isolarle. no? E ne ricavo sette appartamenti da affittare in una città. Oggi purtroppo gli affitti sono quelli a 600-700 mila euro al mese per questi studenti che devono vivere lì. Quindi, a fronte di un affitto che potevo prendere prima di 800, 1000, 1200 euro, io lo moltiplico, moltiplico per sette e rischio di portare a casa 5000 euro al mese. Dietro, che cosa c'è? C'è la speculazione. Lo stesso discorso valga per l'abilità data a quelli monolocali, data a quei mini appartamenti che sono alti 2,40 metri. Cioè, insomma, alzando la mano, io tocco il soffitto. Allora, voi capite immediatamente che si fa presto a ricavare da un sottotetto facendo delle pareti in cartongesso, si fa presto a ricavare degli spazi che io posso affittare, sono degli spazi molto bassi, così come negli scantinati, spazi molto bassi che però io posso adattare con piccolissime modifiche che non vanno a incidere sulla struttura dell'ambiente e riesco a portare a casa una una valanga di soldi attraverso questa speculazione. Qualcuno penserà che sono un po' eh, duro nel fare queste affermazioni. In realtà ho detto che questa scelta ha una grande ricaduta sociale. Il governo che abbiamo adesso, eh, un giorno sì e l'altro pure, dice di essere molto attento alla famiglia. Allora, un governo che dice di essere attento alla famiglia e un governo che favorisce i piccoli spazi di 20 metri quadri è esattamente come dire io aiuto chi ha i 20 metri quadri sapendo che lì una famiglia non entrerà mai. Perché in 20 metri quadri si fa fatica a vivere in uno. Si fa fatica a vivere in uno, non si vive in 20 metri quadri in coppia, mettendo dentro un letto, un angolo cottura e un bagno. E quindi è chiara che la speculazione va a investire su persone single, va a investire su persone del mordi e fuggi, quello del turismo che si ferma una notte, due notti, tre notti, è chiaro che non è un investimento che favorisce la famiglia, con la conseguenza che si svuotano le città, perché come dicevo poco fa, questo fenomeno non riguarda le campagne. Certo, uno può anche in campagna dire io faccio mini appartamenti da 20 metri quadri e poi a chi li dà? Ci fa dentro il pollaio, ci mette dentro i maiali, ci mette dentro la capretta. Il problema è essenzialmente un problema urbano e voglio dire, il Vice Premier Salvini non può non far finta di non sapere che questo è un sistema per una speculazione tipicamente urbana della città, sfruttando tutti gli spazi per una grande speculazione che consenta degli introiti eh, straordinari. Allora, dicevo, non si può pensare, non si può pensare. A, a sostenere la famiglia mettendo in parallelo una legge che va a incidere pesantemente sull'abitabilità della famiglia. Io vorrei davvero che la politica ci parlasse della casa, della famiglia, ma ci parlasse delle persone che hanno realmente bisogno di casa e di famiglia e non una casa di 20 metri quadri. E sto pensando ai poveri, sto pensando alle persone che hanno 600 euro al mese di pensione. Sto pensando a quella povera gente che vive vessata dai caporali nei campi e che alla sera va a dormire nelle baracche di Eternit e deve fare i bisogni in un bidone di latta. Sto pensando a tutta questa gente che ha bisogno di una casa, situazioni dove ci sono handicappati, ci sono persone che soffrono. Io sto pensando nel dopoguerra negli anni 60 quando io ero allora un ragazzo che... <coughs> La politica di sviluppo della casa, le famose case fanfani, hanno dato una casa agli italiani, una politica per la famiglia, non si può limitare tecnicamente a dare qualche sussidio se tu fai un figlio o se tu hai il figlio mentre lavori. Una politica vera della famiglia deve considerare, prima di tutto, deve partire dalla casa, perché è dalla casa che tu puoi imbastire l'idea di mettere insieme una comunità, una comunità che sta bene e che ha un tetto sulla testa oltre che un lavoro. Questa è la vera politica della famiglia. Allora mi dispiace, io non voglio fare una presa di posizione politica, ma voglio che abbiamo il coraggio come cristiani di dire che alcune leggi non sono rispettose dell'uomo e perciò neanche tanto cristiane.